C'è un'imposizione oggi che viene dalle classi dominanti e che cerca di imporre alle classi dominate il loro modo di essere o quello che è la loro visione, ma che non coincide con la visione dell'uomo, con la libertà dell'uomo e con la meraviglia della differenza dell'uomo. Quando noi incontriamo persone, addirittura abbiamo rapporti con le persone, cambiamo rapporti spesso, le amicizie, addirittura anche qualche volta i partner quando non c'è. Ma c'è questo piacere della scoperta dell'altro, c'è il piacere di conoscere, di andare, di viaggiare, di visitare luoghi dove ci sono diverse culture, diverso tipo di cibo, diverso tipo di religione, diverso tipo di modo di essere. E è bello raccontarsela, che ce la raccontino, è bello anche noi raccontare la nostra agli altri, gli incontri. Ecco, se poi ci mescoliamo e diventiamo tutto un unicum, è evidente che questo genere di emozione viene meno. Guardate la musica, ed è per questo che è qui Maestro Anellino. La musica oggi, se andiamo a guardare bene, alla fine lo schema è Gian Domenico, lo schema della musica non ti sembra molto simile a alcune cose, no? Questi trapper, queste cose che stanno cercando, no? Di imporre. Alla fine la melodia lì non c'è. Quella co come quella che abbiamo studiato, quella che ci fa venire le emozioni. Prima parlavamo nei corridoi di Mozart, no? Cioè, lì c'è un modo, no? Perché tu, come tanti altri, ma noi subiamo l'emozione della musica, chi l'ha studiata a fondo sa come gestire questa armonia, no? Ecco, non ti sembra che si stia un po', no? Distruggendo questo principio emotivo della musica e dell'arte. Ma io dico appunto che la melodia, poi soprattutto in Italia, no? Sì. Noi siamo i creatori della melodia più bella del mondo. E come dico sempre, dobbiamo mantenere comunque anche le nostre tradizioni, che sono importanti. Una volta ero a casa di Roberto Murolo e gli feci sentire alcuni suoi brani e poi gli chiesi: "Maestro, mi fa ascoltare un brano lei?" Lui si mise con questa chitarra suonando con due dita, cioè io avrei fatto accordi Certo. stratosferici. Lui mi ha insegnato in quei pochi minuti che cosa significa suonare la musica napoletana, perché la semplicità, mettere un re minore, no, re minore, settima, mi ha insegnato tanto, come se tu vai in Brasile e suoni la bossa nova, e devi capire che la bossa nova è una cosa loro, quindi le tradizioni comunque bisogna, secondo me, O sempre vai a Cuba in quei mantenerle. locali meravigliosi e Ecco, rimani rapito. quindi. Io non volevo uscire, veramente. Dovevamo tornare con tutto il gruppo Radio Radio, siamo stati a Cuba, all'Avana. Non volevo andarmene. Eh sì, Entri in quei la locali, melodia è vieni proprio proprio, la. hai presente, vieni proprio travolto, no? Vieni travolto. È come la marea, come l'alta marea che ti fa cantare. Cioè, vieni travolto e non vuoi andare perché senti la musica che ti Ma scorre stiamo parlando dentro. di quel pezzo che ho suonato prima, ancora oggi, dopo 40 anni, si ascolta questo brano e ancora si ricorda Certo. la melodia, no? C'è un Quindi ascoltatore le emozioni. prima di proseguire questo discorso, c'è un ascoltatore che prima ci parlava delle grandi emozioni che gli hai dato qualche settimana fa quando eri qui con noi con Pino Daniele. Ecco, appunto, parlai di musica napoletana, ma musica anche pop, ma fatta da un napoletano doc, e quindi con il concetto dell'armonia, no, che aveva Pino Daniele, ok, Forse parole. veramente forse il più grande di tutti, Pino Sì, Daniele, in esatto. Italia. Ma ce la devi far ascoltare Sì, un'altra ma cosa di Pino magari è una Daniele cosa al volo, dai. un po' particolare. C'è questo pezzo meraviglioso che si chiama Chi te no mare, scusate il mio napoletano, però è una cosa meravigliosa che vorrei farvi E allora ascoltare. ascoltiamo, dai. Thank you.
Caro Francesco, io starei qua a parlare solo di musica con Gian Domenico, io ti giuro. Cioè, perché no? Cioè, veramente, guarda, ci sono tanti argomenti dei quali parlare, ma io starei qua a ascoltare Gian Domenico fino proprio, non lo so, Giando, tu fai sempre emozionare perché queste, anche le tue mani pizzicano bene sulla chitarra, devo dire, non solo quelle del maestro Muro. Devo dire che mi emoziona anch'io quando suono, e questa è una cosa importante, perché ci sarà questa emozione che provo io, credo che poi appunto l'emozione si possa trasferire anche agli altri, ma prima bisogna provarla dentro. Certo. Ed è quello che provo ogni volta che metto le mani su questo strumento, ogni volta che anche suono anche solo una nota, mi emoziono prima di tutto io, ma non per quello che faccio, proprio per sentire quella nota che secondo me, io dico sempre, sono alla ricerca della nota che non c'è. Certo. E quindi ogni volta che suono qualcosa vado sempre alla ricerca di questa nota. Ecco, quello che ha detto Gian Domenico è un fondamento dell'arte musicale, cioè trovare quella vibrazione, perché la nota è una vibrazione ad una certa frequenza, che ti dà quell'emozione. E allora se ti genera l'emozione ha raggiunto lo scopo. Ma l'emozione la può generare soltanto se tu riesci a suonarla in quel modo, con quella pausa, con quella frequenza e con quello sviluppo oltre che in sviluppo, no? Ecco la differenza che c'è fra l'arte e il nulla cosmico. Ecco che differenza c'è fra un artista, cioè una persona che, come ha detto Gian Domenico, sente prima di far sentire agli altri. Ecco. Non perdiamo questa storia, non perdiamo questi principi, non perdiamo l'arte, non perdiamo le emozioni.